Eccoci qua, ben trovati a parlare di musica con una cara amica musicista e con noi Rita Di Tizio. Benvenuta. Grazie, buonasera. Buonasera a voi. Allora, senti Rita, tu sei una fisarmonicista, eh? Ho visto online alcune tue performance bellissime e siamo Grazie. curiosissimi di sapere come ti sei avvicinata a questo strumento e perché questo strumento. Allora, io mi sono avvicinata alla fisarmonica perché la sentivo in casa, quindi avevo mio padre che la suona ad orecchio e quindi niente, ho cominciato a chiedere di farmela suonare, però ero troppo piccola perché più o meno avevo 4 anni e quindi lui teneva la fisarmonica e io cercavo di suonarla. E poi ho chiesto, intorno ai 5 anni, insomma, di iscrivermi a scuola di musica, però era ancora troppo presto, quindi dovevo almeno saper leggere e scrivere. E quindi poi quando ho cominciato le scuole elementari, a 6 anni mi hanno iscritta e da lì poi è partito un po' tutto. In realtà poi è subentrata la chitarra, perché la fisarmonica non era ancora in conservatorio. E quindi per poter proseguire gli studi ho cambiato, sono andata verso la chitarra e quindi mi sono diplomata poi in chitarra, Oh, che laureata in bellezza. DAMS, insomma ho fatto un po' di cose sempre inerenti alla musica. Come mai si sceglie la musica come situazione di vita? Perché la tua è una condizione di vita. Sì, io fortunatamente. Diciamo che il mio lavoro si compone ed è tutto incentrato sulla musica, quindi faccio varie cose, però fortunatamente sono tutte, diciamo che gravitano tutte intorno alla musica, per cui sono insegnante di musica, insegnante di chitarra, dirigo un'orchestra giovanile di miei allievi, Dove? a Donoratico, che è in provincia Adonorati. Anche un bel di posto. Sì, e quindi insomma un po' di attività musicali. Non lo so se si sceglie la musica o non lo so, a me è venuta veramente spontanea. La Non musica penso sceglie che te, la musica sceglie te. non lo so, però diciamo che penso che avere questo tipo di passione sia una delle cose più belle, veramente. In Assolutamente. generale, avere una passione, perché vivere senza passione. Certo, è brutto, eh? Avere la Direi passione di sì. per la musica è una Quindi passione la bella e sana, musica, eh? sì, molto. Senti, farai tante serate sicuramente. Sì, ora purtroppo è tutto fermo, però si spera che riparta Ora lasciamo veramente perdere. presto. Sì. La tua musica è praticamente particolare, no? Chitarra, fisarmonica, i social servono. Allora, a me sono serviti veramente tanto, perché io di carattere sono molto timida, molto riservata, e quindi non andrei mai a propormi spontaneamente, non telefonerei mai a qualcuno dicendo per favore potresti visionare il mio video o qualcosa del genere. Per cui per me il social è stato veramente un grande aiuto, sì, Quindi devo dire che. Mi ha aiutato. sembra quasi esserci un paravento, no? Io con questo paravento mi lancio, mi Sì, io propongo. lo metto lì, poi chi vuole lo vede, se crede. Ma ti seguono veramente in tanti, eh? Senti, So. se ti dico Libertango, cosa mi dici? Allora, Libertango è un brano che io adoro. Veramente. E è quello che probabilmente mi ha fatto conoscere il tango già da piccola. Diciamo che l'ho studiato un po' in segreto, di nascosto, Ah, come mai? perché mi ricordo che comprai questo volume di tanghi di Piazzolla, ma non faceva parte del repertorio che invece la mia insegnante mi faceva studiare. Io all'epoca studiavo fisarmonica a bassi sciolti, per cui fisarmonica classica, musica Certo. classica. E mi innamorai però di questi tanghi, quindi veramente Libertango fu probabilmente il primo e quello che poi è rimasto nel cuore, tant'è vero che nei concerti, insomma, diciamo non manca quasi mai. È veramente un brano, penso, stupendo.
miei concerti non manca quasi mai, quindi a questo punto ce lo devi presentare. Ok. Allora, credo si faccia riferimento al Libertango che è sul mio canale YouTube. Certo. Quello è stato registrato in un concerto a teatro e con me sono i miei due compagni di viaggio stupendi, ai quali devo veramente tanto, perché mi permettono veramente di suonare nella maniera in cui voglio. E quindi non è semplice, poi ripeto, io non riesco ad esprimermi musicalmente con tutti, per cui se non mi sento in sintonia con i musicisti difficilmente riesco ad esprimermi. E Alessio Bucella, che anzi Buccella perché va detto bene, lui è il pianista tastierista del gruppo, musicista veramente eccelso. E l'altro musicista che mi accompagna è Marino Alberti, con il quale suono ormai da quasi 8 anni, batterista. Anche lui, batterista molto, molto in gamba, con una carriera, insomma, veramente lodevole. E niente, abbiamo presentato questo Libertango, sperando che piaccia. È una nostra versione. La cosa particolare del nostro trio è che diciamo ogni versione è totalmente diversa, quindi le nostre Bella. improvvisazioni non sono solamente a livello melodico, come succede un po' nel jazz, diciamo, tipico. Ci piace molto modulare a livello di agogica, a livello di dinamica, e sono tutte situazioni che scaturiscono lì al momento. Quindi da questo ascolto che noi riusciamo a mettere in campo, quindi un ascolto reciproco, vengono fuori delle situazioni che secondo me sono emotivamente, insomma, accattivanti, spero, quantomeno per me lo sono, per il pubblico non lo so, però insomma, diciamo che io mi diverto e mi emoziono molto quando suono insieme a loro, questo sì. E questo non è poco. Io No. vi dico di seguirlo, questo Libertango, perché è veramente bello. Grazie. Rita, ti dico grazie mille, Grazie a voi davvero, grazie e voi continuate a seguirci. Ciao! a te. Arrivederci, grazie.